Ah, ecco. No, chiudete. Vai. Immaginate le montagne scoperte, i paesaggi incantati, antiche fortezze, rare bellezze naturali. Un luogo molto molto coloroso, ospitevole e anche orgoglioso di sue tradizioni. Aprite gli occhi. Tutto questo qua non ci sarà. Bellissimo. Oggi vi aspetta la cucina Caucasa. Finalmente! Noi l'abbiamo aspettata tantissimo sta cucina Caucasa. Oggi vi facciamo un piccolo assaggio di tutto questo che ho raccontato. Naturalmente non riusciamo a riprodurre mai nel 100% così come fanno lì. Però... lì va a te. Con del tè, sì. Il tè è onnipresente. Con vodka, spero. No. Questa mi sembra una bagnottona buona. Sì, questa è una bagnottona al formaggio. C'è del formaggio e della patata? Vai. Con le mani, ovviamente. Come la pizza, come la pizza. Mettiamo. Questi sono i piatti che piacciono a me, porca miseria. Non quelli degli studenti. Buonissimo. Sì. Cos'è? L'ho letto ieri. Ho letto notizie su questa località. Sì, che fanno un focaccione che è a fine del mondo. Buonissimo. Vuoi prendere tutto il pezzo? Dopo questo qua. Ah. È buono, sembra un po' la focaccia, quasi quasi la focaccia genovese. C'è un posto che si chiama Recco dove fanno questo tipo di focaccia. Buono. Bellissimo. Posso mangiarlo tutto? Devi. È meraviglioso. Kartofki. Che sono? Cosa sono? Le patate. Ok. E beh, dai, una variante della cipure alla fine, no? Più o meno. Ma sotto c'è un'altra. Sai che la gente farà, inorridirà, farà: oh mio Dio, però già non puoi, in Russia non si bruciano i biscotti, figurati la roba salata, proprio. Comunque è Italia questa. Questa è buona, buona, ragazzi. Buona. Vai. Sì. Ci sono. Ecco, vedi la differenza dalle nostre torte salate, che noi magari le facciamo con la pasta sfoglia e comunque le facciamo o ripiene in questa maniera qui oppure aperte con tipo le verdure. Se un giorno andiamo nel Caucaso che ci perdiamo, non sappiamo cosa fare, andiamo in un bar e chiediamo un kartofgil e lì ci dicono: ah, ma venite, ma rimanete qua a dormire, ma dove, come sta zia, sta bene? È un chai tè per accompagnare. Assolutamente. Perché una faccia è una razza. Assolutamente. Giustamente. Vedi. Facile. Beh, ok, facile. Questo buonissimo. Bomb, pazzesco. Bomb. Te l'ho detto che era gigante, guarda che buono! Non so cosa sia, ma è buonissimo, lo voglio provare tutto. Umido. Senti che profumo di roba. Ah, non è. Che cos'è? Che cos'è? Aspetta un attimo. Questo è effetto, lo chiamano Robespierre. Effetto ghigliottina. Araca Premier Whisky. Sono 25 gradi e poi durante l'inverno questo qua si beve caldo. Sì, si beve, scusa? Caldo. Questo sì. Quando fa così vuol dire che la bottiglia canta ed è buono. Ricordi? Per terra, cioè appoggiato. Per terra. Appoggiato. Beviamo? Vabbè. Che riconosco ai nostri amici del Caucaso. Al Caucaso. Buono. Tra l'altro non sembra così alcolico quando lo bevi. No, è vero. È qualcosa da frutta secca. È fatto di semi di mais. Semi di mais. Quindi Gran Turco.
Ma dai. Col gran turco e l'orzo. Io la grappa non riesco a berla perché c'ha quell'odore sì. di alcol puro che mi dà fastidio. Invece questo è delicato. È più morbido. Buono però, buono. Leggero. Leggerino. Va giù come acqua. Acqua. Infatti il colore è lo stesso. Anche un litro così come acqua. Sì. Così cosa alla mattina? E poi vai come un drago. Allora? Allora, prima che lo assaggiate vi dico che ha un sacco di componenti utili, sempre per persone che vogliono essere attivi, che vogliono essere felici, allegri. È una Nutella liquida questo! Oh. Molto liquida, non vorrei adesso fare i paragoni, però... Ma guarda, ma queste qui sono mandorle, scusami, cioè, sono le stesse. Sono semi di ricotta. Ma va? Subito, assaggiali immediatamente. Ma... arachidi. Non riesco neanche più a aprire la bocca, mi è incollato. Oh, asciuga un po', ma terribile. Allora, va mangiato con qualcosa da bere sotto mano, altrimenti smetti di parlare. Comunque è buono, è buonissimo, però non è da mangiare quando fa un colloquio di lavoro sicuramente. Oh, buongiorno. Questo è bello. Questo è veramente bello. Questo qua è natalizio, no? Un po'. Sì. E si chiama Calva. Se riesci a staccarlo. Calva. Questo mi ricorda un dolce che mangio a Natale. A te no? Una specie di... Ci sono di gli corrone. Struffoli. Gli struffoli campani. È una specie di... buono. Torrone, di dolcetto. Mandorle, noci. Si vede anche la polpa di qualcosa. Polpa di patate. Molto buono. 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 Questo è buono. Questo è buonissimo. Buonissimo. C'è il miele, le noci. Ho mangiato qualcosa che era buonissimo. Non so cosa però. Cosa pensate di esperienza? È bellissimo. Veramente un cibo pazzesco, simile all'Italia per il gusto, per il sapore bello forte. Molto buono. A parte per questo che mi ha un po'... Ancottata. Resto strabuono. Cioè farei proprio una cena. Vabbè, sì. Voglio andare nel Caucaso. Buonissimo. Io posso dire la mia, il dolce non mi ha particolarmente colpito, ma il resto dei piatti era una bontà infinita.